Oggi, come avrete letto dal titolo, sono qua per fare un video What I Eat in a Day. Spero che vi piaccia. Se sarà così, come sempre, lasciate un like, iscrivetevi al canale e se vi va seguitemi sui miei social che trovate sempre linkati giù nell'info box. Ho deciso di fare questo video perché era da un po' di tempo che non lo portavo sul canale, ho detto perché no, siccome avevo qualche ricettina nuova da farvi vedere, quindi l'ho fatto per il semplice scopo di farvi vedere queste nuove ricettine, farvi vedere un po' quello che mangio, siccome cerco di mangiare salutare eccetera, però assolutamente non guardate, fissatevi troppo su ciò che io mangio perché per ognuno è diverso. E niente, io tutti i prodotti che vedrete in questo video di Process come sempre vi lascio linkati nell'info box col codice sconto Vale V che potete utilizzare su tutto il sito e direi che possiamo subito iniziare. I pancake li ho realizzati con questa farina al cioccolato di Process, mettendo una tazza e mezza di questa farina, che tra l'altro è veramente buonissima e si può utilizzare per diverse cose. Poi una tazza di acqua, un cucchiaino di lievito e due di sciroppo d'acero. Allora, sono le 11, io mi sto mangiando questo gelato perché ho fame e niente, so che ho già mangiato un po' di frutta però non mi ha riempita molto, perciò mangio questo che è stra buono ma un pochetto giusto per riempirmi un attimo e poi inizio a cucinare il pranzo.
vado a preparare anche un'insalatina di pomodoro e poi per cena ho visto che c'è l'avocado qua che è maturo e quindi molto probabilmente farò il toast all'avocado. Per quanto riguarda la merenda, andrò a fare la mia solita merenda, che in realtà è anche la mia colazione quando non ho i pancake, ovvero yogurt, questa volta la frutta, con frutta secca mista e cioccolato fondente 90%. Poi magari, non so ancora, però forse vado a mangiare queste cioccofrolle che sono i miei biscottini senza zucchero preferiti. Mangio qui dentro perché fuori fa veramente troppo troppo caldo. Ma perché io le mangio così quelle? Sì, ce n'è. L'avocado praticamente con un po' di sale, parmigiano e olio, come lo faccio per metterlo sul toast, ma poi non l'ho messo sul toast perché dovevo finire la torta salata e altrimenti sarei stata troppo piena. E poi ho messo un po' di pomodoro e mozzarella, che io amo la caprese, quindi come contorno diciamo ho fatto quello. Ok, allora, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se avete guardato il video fino a qua, commentate con il video che vorreste vedere la prossima volta sul mio canale. E niente, io vi mando un grande bacione, spero di riuscire a essere il più attiva possibile, perché appunto sarò in vacanza, però voglio portarvi con me, quindi cercherò di vloggare tantissimo. E nulla, vi saluto e noi ci vedremo prestissimo con un prossimo video. Vi ricordo che escono la domenica alle 14 e spesso il mercoledì alle 14.